Buongiorno ragazzi, oggi parleremo di come ricavare energia da una fonte rinnovabile come l'acqua. Allora l'acqua è una fonte primaria molto diffusa e disponibile che fornisce energia abbondante e pulita, non è però equamente diffusa su tutto il pianeta. La forza dell'acqua può generare una grande quantità di energia meccanica mettendo in rotazione una turbina nelle centrali idroelettriche e mareomotrici ma vediamo più nello specifico. Allora, studiamo per prima cosa che cos'è una centrale idroelettrica. Nella centrale idroelettrica si utilizza la caduta delle acque dei fiumi e dei torrenti raccolte in grandi bacini artificiali creati sbarrando le valli con le dighe. Nelle foto sotto è possibile vedere due tipologie di dighe di sbarramenti e la grande quantità di acqua che riescono a trattenere. È necessario avere o grandi altezze di caduta oppure grandi volumi di acqua. Si possono così sfruttare sia le acque dei bacini delle regioni montane che precipitano per centinaia di metri, sia le enormi masse d'acqua dei grandi fiumi che cadono da pochi metri. Che cos'è una diga? Una diga non è altro che uno sbarramento artificiale permanente atto a regolare il deflusso di un corso d'acqua naturale, di creare un invaso oppure di proteggere un tratto di costa o un porto. Dalla centrale, da questo schema della centrale idroelettrica, vediamo che abbiamo la presenza dell'acqua trattenuta a monte da un apposito bacino. Quest'acqua raccolta nel bacino viene convogliata attraverso un canale deviatore che lo porta ad una, ad una condotta forzata. Il getto molto violento dell'acqua sbatte sulle pale di una turbina che mette a sua volta in movimento il generatore di corrente elettrica. Il generatore è collegato a sua volta all'alternatore e eh, quindi, al, eh, voglio dire, il generatore è collegato altro, al trasformatore e da lì tutto il ciclo e il trasporto dell'energia elettrica. L'acqua, una volta che eh, diciamo è stata utilizzata per mettere in movimento la turbina, viene poi di nuovo restituita nell'alveo. Abbiamo anche delle centrali che vengono dette di pompaggio. Scusate? Allora, qual è la particolarità di queste centrali? Che il generatore... Può funzionare anche da motore. Che cosa succede? L'acqua non viene restituita a valle ma viene conservata in un bacino. Quando c'è maggiore disponibilità di energia, l'acqua del bacino inferiore viene pompata in quello superiore. Il generatore quindi funziona da motore. Quando c'è maggiore richiesta di energia, l'acqua dal serbatoio superiore fluisce verso il basso, azionando la turbina e quindi il generatore e così via. Adesso vediamo, facciamo un piccolo focus, un approfondimento sul tipo di turbine, perché a seconda della massa d'acqua che abbiamo di fronte dobbiamo utilizzare determinati tipi di turbine. Innanzitutto la turbina è un elemento costituito da due organi, il distributore che è generalmente fisso, più la girante, rappresentata da una ruota mobile che viene munita di pale. Allora, vediamo, veniamo a noi. Analizziamo prima la turbina idraulica di tipo Pelton. Questo tipo di turbina viene utilizzata quando si hanno delle alte cadute di acqua, dai 400 addirittura ai 2000 metri, e piccole portate di acqua. Come vedete, ogni turbina è sempre collegata all'alternatore. Poi abbiamo la turbina Francis, in questo caso viene utilizzata per le medie cadute dai 20 ai 400 metri e per grandi portate d'acqua. Infine la turbina Kaplan che è utilizzata per le basse cadute da 2,20 metri e grandissime portate di acqua. Detto ciò, come sempre, analizziamo i vantaggi di una centrale idroelettrica. Utilizza una fonte rinnovabile, gratuita e non inquinante, che è appunto quella dell'acqua, produce una buona quantità di energia. Quali gli svantaggi? Si può realizzare solo ovviamente dove ci sono le condizioni ambientali adeguate, ma anche il costo di realizzazione non è, diciamo, è basso, è abbastanza elevato. Inoltre ha un forte impatto ambientale e esistono anche rischi di crollo in caso di terremoti e frane. Diciamo che l'energia idraulica rappresenta oggi un quarto dell'energia totale prodotta nel mondo, addirittura in Italia copre il 15% del fabbisogno energetico ed è la prima fonte rinnovabile che è stata utilizzata. Purtroppo però il 60% delle nostre dighe ha più di 50 anni e necessita di opere di consolidamento e comunque di ristrutturazione. Veniamo sempre a eh, centrali che utilizzano come fonte l'acqua e soprattutto l'energia cinetica prodotta dall'acqua, ma questa volta ci spostiamo nel mare. Allora, vediamo che le maree sono dei movimenti alterni e periodici di grandi masse d'acqua che sono causati da fenomeni di attrazione Sole-Luna. Si può usare il salto d'acqua, quindi la differenza di quota tra queste masse d'acqua, per produrre energia e come si fa? Attraverso appunto le centrali mareomotrici. Queste centrali mareomotrici sono dotate di apposite turbine che vengono dette reversibili, cioè funzionano con entrambi le direzioni di deflusso, sia quando la marea è bassa, sia anche quando la marea è alta. Qui in questa simpatica GIF possiamo vedere come funziona questo tipo di centrale. Quali sono i vantaggi? Anche in questo caso utilizza una fonte rinnovabile gratuita e non inquinante e produce una discreta quantità di energia. Svantaggi ovviamente si può realizzare solo dove ci sono condizioni ambientali adeguate, per esempio zone costiere con sufficiente movimento di maree e con un litorale adatto. Il costo di realizzazione però è molto elevato e soprattutto hanno un forte, anzi direi fortissimo, impatto ambientale. Voglio farvi vedere adesso effettivamente quali sono eh, alcuni esempi di centrali mariomotrici che si trovano nel mondo. Per esempio in Francia addirittura già è presente dal 1966. Ogni anno questa centrale produce il 3% del fabbisogno elettrico della Bretagna francese e sfrutta addirittura i 13,5 metri di dislivello che generano le maree. Ci sono anche altri progetti, per esempio questo nel 2008 è stata eh, installata questa sorta di torre, il sistema C-Gen in Irlanda. Addirittura ha ah, la potenza sviluppata da una sola turbina vediamo qui in foto ce ne sono presenti due, è sufficiente a fornire la corrente elettrica necessaria per un anno addirittura a 1100 abitazioni. Da quest'altra parte un altro progetto stavolta in Gran Bretagna, un grande, una diga sull'estuario del Severn. Diciamo che eh, la quantità di energia sviluppata sarà pari a quella di tre centrali nucleari, però proprio per il grande impatto, per la grande, eh, le grandi dimensioni, il progetto è fortemente contestato dalle organizzazioni ambientaliste. Veniamo anche a un tipo di energia, riguarda sempre l'acqua, adesso ci spostiamo addirittura nell'oceano e vediamo quali sono i sistemi di sfruttamento dell'energia che ci viene dall'acqua degli oceani. Allora, un esempio di sfruttamento può essere quello dell'energia che viene fornita dalle onde. Allora, le onde sono generate dal vento che soffia sulla superficie del mare e possono viaggiare per migliaia di chilometri addirittura senza perdite significative. Si possono utilizzare in due modi. Come? Allora, il primo, progetto Pelamis. Possiamo vedere dalla figura, sembra un serpente, infatti il nome ricorda proprio il serpente di mare, che sfrutta il movimento di una serie di strutture galleggianti che muovendosi sono collegate ai generatori che a loro volta sono collegati tra di loro generano corrente elettrica. Un altro progetto è quello che sfrutta l'oscillazione di una colonna d'acqua, quindi il, semplicemente il movimento delle onde che genera un cambiamento di quota. Un altro tipo di energia che ricaviamo, che sfruttiamo dall'oceano, è quello relativo non più ad un'energia di tipo cinetico, meccanico, ma ad energia di tipo termico. Allora, noi sappiamo che esistono delle differenze di temperatura. Abbiamo acque oceaniche in profondità fredde e acque superficiali calde. Queste acque tendono a muoversi e, e questo movimento, questa differenza di temperatura riesce a, eh, a si riesce a generare energia elettrica attraverso il sistema OTEC. Come funziona? Allora, l'acqua più calda della superficie entra in un evaporatore. Questo vapore viene fatto espandere a pressione moderata dentro una turbina accoppiata ad un generatore di corrente elettrica. Il vapore viene poi condensato in un altro scambiatore di calore utilizzando l'acqua fredda che proviene dalla profondità dell'oceano. Il fluido condensato è di nuovo pompato nell'evaporatore nell per ripetere il ciclo. Benissimo. Questi sono concludiamo con alcuni esempi di sistema OTEC. Eh, già a Cuba nel 1929 si viene costruito un sistema del genere, nel 74 viene costruito un altro impianto pilota alle Hawaii. Nell'81 anche nell'isola giapponese di Nauru entra in funzione un impianto del genere. Quindi abbiamo concluso con l'energia che deriva direttamente dall'acqua, sia che, si, che mh, si tratti di fiumi, laghi, mari, oceani, riusciamo con sistemi diversi a, utilizzare, a, eh, a generare energia elettrica. Buono studio a tutti!